ZTL siamo qui in piazza Santa Croce in Gerusalemme. Tutti li chiamano indignados, ma loro preferiscono essere chiamati semplicemente accampati. E attraverso delle assemblee discutono e cercano di risolvere i problemi della nostra società. Andiamoli a conoscere. Che vive la mia gente in assoluta sincronia col mondo adiacente, ma sempre fuori tempo, guardare e non toccare, però desiderate, desiderate pure, quartiere programmato, programmato per reati, quartiere programmato per chi è tutto carcerato, famiglia condannata, assieme carcerata, famiglia condannata, mantenere un carcere stata, cattivi guaglioni. Oramai è più di un mese che, se mi passi il termine, vi siete accampati qui. Che messaggio volete mandare alle persone? No, l'accampamento in realtà è un modo per far vedere a tutte le persone esterne, creare quella sicurezza, nel dire: oh, i ragazzi stanno lì, allora l'assemblea pubblica ancora ci sta. Noi diamo quella come si dice? Facciamo in modo che le persone sappiano che l'assemblea non ce la scordiamo, l'assemblea c'è sempre. Poi quando le persone si abitueranno a fare assemblea, poi non ci sarà manco bisogno della tenda per farglielo vedere che ci sta, capito? Quindi questa vostra occupazione è anche per trasmettere appunto un messaggio, come magari abbiamo anche visto, che voi fate delle assemblee, diciamo, giornaliere, possiamo dire, e per... correggere, ci sono le assemblee, quelle cittadine, nel senso che sono una volta a settimana. Prima erano più spesso queste assemblee. Da tante assemblee si è visto praticamente che c'era bisogno di creare delle commissioni. Commissione lavoro, commissione educazione, commissione ecologia, commissione economia, diritto, cioè tante commissioni. Che sono gruppi di lavoro, di pensiero. E quelle là sono le assemblee che durante la settimana, cioè assemblee di commissione, nel quale si riuniscono determinate persone, sono aperte a tutti, perché ognuno può andare lì a dare la propria esperienza, la propria conoscenza, metterla a disposizione per creare delle proposte, se no stiamo sempre a lamentarci e basta. Allora, tutti ormai, tutti i network vi chiamano indignados, ma voi siete indignati di cosa? Noi siamo cittadini, cioè indignados è un'ennesima etichetta, secondo me. Come può essere un'etichetta quella del PD di Rifondazione, come può essere un'etichetta quella che si dà il punk a bestia o il pariolino, come si dice a Roma. Indignato è un'altra etichetta. E consideriamoci semplicemente esseri umani che si sono resi conto che c'è un qualcosa che non va più bene. Qual è questa cosa? Ci hanno distaccato da quella nostra natura di essere umano. Quella cosa di contattare, di avere un contatto con l'altra persona, di rendersi conto del sole, di rispettare l'erba, cioè di rispettare la natura. Questo, semmai siamo indignati per questo motivo, che ci hanno allontanato dalla nostra natura, se la vogliamo considerare così. Poi io parlo per quello che io mi sento, per il quale io mi sento indignato, cioè la mancanza di dignità. Senti Titti, ma ci dici anche che rapporto voi avete con i residenti qui della zona? Noi sappiamo che vi hanno accolto in maniera positiva, ma spiega al pubblico a casa, cioè appunto, che cosa hanno fatto per voi. Che ci regalano un sorriso la mattina quando escono dal loro orticello. È già tantissimo, perché pensa che all'inizio erano diffidenti, ma normalmente tu vedi persone che si accampano con la tenda, dici: chi sono questi che vengono dal territorio mio? Poi piano piano, conoscendoci, noi siamo persone che parlano di rispetto, di umanità, di comprensione. Allora cerchiamo di attuarle queste cose. Noi la mattina ci alziamo, alle 8 cominciamo a pulire tutta la piazza, dalle cicche nostre, dalla spazzatura che possiamo fare, dalla cacchetta dei cani nostri e degli altri. Quindi una persona che ti vede che sei corretto così, che quello di cui parli in realtà ci vedi, lo fai, sei così, sei una persona rispettosa, che ti può dire che non va? Semmai possono soltanto farsi due chiacchiere con te quando hanno un momento libero, tipo il signore dell'hotel, la sera te le fa due chiacchiere volentieri. Ci hanno messo a disposizione la rete internet per entrare lì. Due alla volta, educatamente, gli rimettiamo le sedie a posto. Allora che cosa, qual è il problema? Se invece fossimo stati dei fricchettoni, passami il termine, entravamo là, ne approfittavamo con delle convinzioni, lasciavamo tutto in disordine e parlavamo di rispetto. Rispetto di che?
per quanto tempo pensi che mandate avanti questo tipo di protesta, se possiamo chiamarla così? Non è una protesta, la protesta forse era prima. Un mese fa io ero una persona che protestava, ma ho capito un'altra cosa: è inutile che io vengo lì a protestare, a darti fastidio per farti capire che le cose che fai che mi fanno schifo. Non te lo faccio più, perdo tempo e perdo energie. E la cosa più intelligente che io possa fare è: vabbè, lui fa delle cose che fa schifo, io che cosa posso metterci di buono? Ah, è diverso il procedimento. Quindi questa non la vedo come una protesta, la vedo come una piccola presa di coscienza nella quale ti metti in discussione tu per primo, perché sei quello lì che ha additato fino a mo. Quindi sarete per parecchio lungo. Sì. Noi vi veniamo a trovare. No, tu devi venire all'assemblea a dire: chiedo un intervento pure io, posso parlare? Sì, grazie. Tu dovete partecipare, cioè siamo insieme, siamo noi. Io non penso che tu sia una persona senza problemi. Appunto, e allora che hai da perdere in questo sistema qua? Dove firo quando è suggestivo, quando vai a definitiva. Cattivi guaglioni, non tenere malattive precedente recidive. Cattivo, cattivo, la colpa è sulla nostra, sistema non funziona. Cattivi guaglioni, simma noi che simma tutto quanto è nato sbagliato. Cattivo, cattivo, non era ma manca nata, già ci avevano condannata.